Con la stagione estiva ripartono gli appuntamenti legati al mondo dell'arte in una location suggestiva della città ducale come le Cisterne Romane. Vi guidiamo allora con queste belle immagini in un viaggio affascinante tra le bellezze dell'Abruzzo con la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni. Tutto questo in una mostra d'arte contemporanea dal titolo Transumart, realizzata dall'Associazione Culturale L'Incontro degli Artisti di Montesilvano. In esposizione ci sono le opere di pittura grafica, scultura e ceramica realizzate da 39 artisti abruzzesi di nascita o adozione, dedicate alle tradizioni, ai monumenti, ai luoghi e alle bellezze naturali dell'Abruzzo. Il titolo scelto per la mostra rievoca quindi la transumanza e non è un caso. L'esposizione, curata dai critici Massimo Pasqualone e Gaetano Cristino, è a carattere migratorio, nel senso che tocca numerose località. Forse la bellezza è un viaggio, afferma Massimo Pasqualone, dove non conta l'arrivo, dove conta che al ritorno ad essere cambiati siano gli occhi che vedono e che i paesaggi siano per sempre fissati nella mente. Con questa mostra l'Associazione L'Incontro degli Artisti ambisce a svolgere un piacevole ed utile viaggio scambio culturale lungo le vie della bellezza in un mondo complesso e nello stesso tempo affascinante. Al microfono Gianfranco Zazzeroni, presidente dell'Associazione L'Incontro degli Artisti di Montesilvano. Dunque, abbiamo ideato questa mostra Transumarte, cioè la transumanza dell'arte. È una mostra itinerante. Siamo partiti con la prima tappa in montagna, e precisamente a Castel di Sangro nel Museo Patiniano. E ora siamo qui ad Atri, la mostra rimarrà aperta fino il 2 luglio, e poi andremo a Città Sant'Angelo, presso la manifattura tabacchi, dal 19 al 27 luglio, e successivamente ad Ortona, al Palazzo Farnese, un'altra sede molto ambita e molto bella, e chiudiamo questo itinerario a Foggia, nel Palazzetto dell'Arte. Ripercorriamo un po' il percorso della transumanza dei nostri pastori che andavano dalla montagna, scendevano fino a Foggia e viceversa. Il patrimonio storico-artistico dell'Abruzzo, nella sua magnifica ricchezza e varietà di luoghi, opere e monumenti, è motivo di continua riscoperta. L'associazione quindi, come dire, si prefigge di promuovere la valorizzazione del territorio abruzzese mediante il progetto Transumart. Gli artisti dipingono e interpretano le bellezze dell'Abruzzo. Un viaggio tra le bellezze dell'amato Abruzzo e soprattutto un viaggio nella storia e nella cultura dell'Abruzzo. Esatto. Hanno partecipato a questa iniziativa tutti gli artisti della mia associazione, che sono 39, tra pittori, incisori, ceramisti, qui abbiamo anche una bella ceramica di un collega, scultori, insomma c'è un po' di tutto. Ci sta dal figurativo all'astratto, ognuno si è espresso a modo proprio, con la propria... con le proprie ispirazioni, il proprio modo di operare. E abbiamo esposto qui, siccome gli ambienti sono molto ampi, abbiamo esposto le 39 opere che vedete in questo spazio, sono tutte 40x40 di dimensioni, e abbiamo esposto anche altre opere degli artisti a tema libero, perché di spazio qui ce n'è molto. C'è stata quindi una grande macchina organizzativa, mi sembra di capire. Sì, è una cosa, insomma, è stata abbastanza complessa, perché sia per la scelta dell'itinerario, delle sedi, rapporti con gli enti pubblici, comuni, con tante difficoltà, e poi per l'occasione abbiamo realizzato questo bellissimo catalogo, Transumart, mostra d'arte contemporanea. La copertina è stata ideata dal collega professor Bruno Paglialonga. E qui sono raccolte tutte le 39 immagini che vedete in mostra, e in appendice ci sono dei cenni biografici degli artisti. Transumart vuole esprimere con diversi linguaggi espressivi, monumenti, luoghi di cultura e bellezze naturali della regione, seguendo in qualche modo i percorsi tratturali e indicando di essi anche gli aspetti romantici ed idilliaci del migrare delle greggi. Violeta Mastrodonato è direttore artistico di questa associazione e, si diceva a telecamere spente, numerosi visitatori a questa mostra e soprattutto stranieri. Sì, infatti la cosa bella
è la location, ma soprattutto le opere che vestono questa location. Tant'è che gli stessi visitatori sono rimasti molto molto ammaliati del tutto. Molti ci hanno chiesto anche il catalogo che fa diciamo cornice in tutto quello che è la mostra visitabile, tant'è che questo catalogo che riporta i tratturi antichi che si svolgevano attraverso le Puglie e l'Abruzzo. Infatti all'interno di questa mostra abbiamo due di Foggia, non a caso, due artisti. Il nome principale appunto che ha organizzato il tutto con Gianfranco Zazzeroni, che è il presidente, Bruno Paglialonga è stato l'autore di questa copertina, tant'è che questo catalogo girerà, diciamo, tutta Europa, e questa è una bella cosa. Mentre prosegue questa mostra dal titolo Transumart, lei sta curando anche un'altra mostra proprio al Media Museum di Pescara. Esatto. Questa mostra del Media Museum è molto importante. Dal titolo Idee per una collezione, la mostra ha l'obiettivo di riproporre lo spirito e l'idea di una camera delle meraviglie nell'armonico connubio di opere pittoriche e grafiche contemporanee. Alla mostra hanno partecipato opere di molti artisti importanti dell'Ottocento e del Novecento, cito alcuni nomi: Nittis, Boldini, Fontanesi, Pittara, Fattori, i fratelli Palizzi, Morelli, Michetti, Signorini, eccetera, fino ai contemporanei quali Picasso, Miró, Dalí, Rotella, Mastroianni, Tamburi, Maccari, Treccani, Alberti, Zazzeroni, Paglialonga, Bartolini ed altri. Questa qui è la seconda edizione, perché una mostra simile è stata fatta lì sempre al Media Museum lo scorso anno. Quest'anno si è ripetuta, ampliando sia il numero dei partecipanti sia gli artisti. L'ideatore della mostra è il professor Antonio D'Achille di Roma. Le opere provengono la maggior parte da una sua collezione, altre sono state prestate da grosse gallerie di Roma. E allora Transumart, insieme all'importante significato rievocativo di personaggi, luoghi e momenti del fenomeno della transumanza, costituisce proprio uno spaccato emblematico di quello che è oggi gran parte dell'attività artistica abruzzese sul versante della pittura, della scultura e della ceramica. E nello stesso tempo quindi un ambizioso progetto che vuole condurre tutti sui sentieri della bellezza.